7 italiane morte e 2 in gravi condizioni nello schianto del bus in Catalogna. A perdere la vita sono state 13 studentesse universitarie che stavano svolgendo l'Erasmus a Barcellona. L'incidente è avvenuto nei pressi di Tarragona. A bordo c'erano 57 giovani di 22 nazionalità diverse che tornavano da una festa a Valencia. L'autista in stato di fermo è risultato negativo ai test su droga ed alcol. Avrebbe avuto un colpo di sonno. Le università italiane, da dove provenivano le ragazze listate a lutto, la tragedia in Catalogna scuote anche il mondo politico. Renzi annulla la direzione del partito prevista nel pomeriggio, rinviata al 4 aprile e dunque la resa dei conti con la minoranza Dem. Analoga decisione da parte di Salvini e della Meloni, che avevano in programma stamattina una conferenza stampa congiunta. La Grecia, stremata da 6 mesi di crisi sul fronte migranti, chiede più tempo per attuare il piano dei rimpatri concordato tra Unione Europea e Turchia. E lo chiede anche il governo di Ankara, che individua nel prossimo 4 aprile la data utile per diventare operativi. Cuba ha accolto Barack Obama, primo presidente americano a sbarcare nell'isola dopo 88 anni di contrasti. Obama parlerà oggi in Plaza della Rivoluzione, a La Habana, accanto a Raul Castro. Primo evento politico di un viaggio storico che mette fine a 55 anni di guerra fredda e segna l'avvio di una nuova era nei rapporti tra i due paesi. La Juventus vince il derby, celebra il record di imbattibilità di Gigi Buffon. 973 minuti senza subire reti consentono al portiere bianconero di superare Sebastiano Rossi. Il Napoli risponde con i numeri di Higuaín, che con una doppietta rimonta il Genoa e mantiene vivo il campionato. Buongiorno dal telegiornale della 7, come avete sentito dai nostri titoli in primo piano c'è il bilancio sempre più drammatico dell'incidente avvenuto in Spagna, in Catalogna, e che ha coinvolto un bus sul quale viaggiavano studenti universitari che avevano aderito al progetto Erasmus. Delle 13 vittime, 7 sono italiane, vittime dall'età tutte comprese tra i 19 e i 25 anni. All'alba infatti è deceduta anche Elena Maestrini, 21enne della provincia di Grosseto. L'autista del pullman è indagato per omicidio colposo plurimo. Gli inquirenti, la polizia che ha svolto gli accertamenti, ipotizzano che l'autista sia stato colpito da un colpo di sonno. Tutta la ricostruzione con la nostra inviata. Cominciamo da qui. Il volto sorridente di Elena Maestrini, ispirata all'alba all'ospedale Giovanni XXIII di Tarragona, ma anche quello di Valentina Gallo, studentessa in Business Administration, e poi ancora Francesca Bonello, Elisa Valent, Lucrezia Borghi, Serena Saracino, Elisa Scarascia Mugnozza. Con il passare delle ore la paura è diventata una triste conferma. L'Italia paga il prezzo più alto nella strage delle studentesse, le 13 vittime dell'incidente di Freginals, autostrada numero 7 tra Barcellona e Valencia. Un colpo di sonno dell'autista indagato per omicidio colposo o una distrazione ha spezzato il futuro di ragazze che insieme ad una comitiva di 275 studenti Erasmus divisi in 5 pullman avevano scelto la gita a Valencia per Las Fallas, la festa pirotecnica di fine inverno. 20 euro andate e ritorno in un giorno, la carovana si era mossa all'alba intorno alle 4. La dinamica è chiara, il pullman ha toccato il guardrail, l'autista ha sterzato bruscamente invadendo la carreggiata opposta e scontrandosi con un'auto prima di ribaltarsi. 13 vittime, 7 italiane, 34 feriti divisi negli ospedali di Tarragona, Tortosa e della zona metropolitana intorno a Barcellona. Pochi hanno avuto coscienza dell'incidente, dello schianto, stavano tutti dormendo dopo una notte di festa, prima dell'angoscia, delle urla e del dolore. All'obitorio di Tortosa e a Tarragona da ieri sera iniziano ad arrivare le famiglie per il dolorosissimo riconoscimento dei corpi. Le autopsie sono già state effettuate nella notte. Tutte le vittime, oltre alle italiane, 2 tedesche, una francese, una sbeca, una rumena, si trovano ora all'obitorio di Tortosa, dove è appena giunto da Madrid l'ambasciatore Stefano Sannino, insediatosi proprio in questi giorni. Una giornata di profondo dolore e lutto, ci sono anche le parole di Papa Francesco che si dice vicino alle famiglie che piangono la perdita irreparabile delle loro figlie. Una giornata di lutto per l'Università Italiana, negli Atenei è stato osservato un minuto di silenzio, sono state esposte le bandiere a mezz'asta. 3 delle vittime studiavano, 3 delle vittime
italiane. Studiavano a Firenze, avevano chiesto di prolungare il progetto Erasmus, la loro permanenza ancora per un mese. Nel servizio andiamo a conoscere meglio la storia di queste ragazze. Erano amiche su Facebook, le ritrovi tutte collegate l'una all'altra in rete come nella vita e nello studio, le belle facce della meglio gioventù spezzata nell'incidente dell'autobus in Spagna. Serena, Valentina, Elena, Francesca, Elisa, Lucrezia, da Firenze, Genova, Torino, poco più che ventenni tutte, avevano scelto di fare l'Erasmus a Barcellona. Valentina Gallo, 22 anni, fiorentina, studentessa di economia, è stata la prima ad essere identificata. Si era trasferita in Catalogna a fine gennaio e ci sarebbe dovuta rimanere fino all'estate. Elena Maestrini, 21 anni, di Gavorrano, provincia di Grosseto, è morta nella notte in ospedale. Studiava economia e management. Anche lei era a Barcellona da gennaio e dormiva accanto a Valentina sul pullman che le riportava a casa dopo la festa a Valencia che celebra la fine dell'inverno. L'altra toscana è Lucrezia Borghi, di Greve in Chianti, ricoverata in gravissime condizioni. Non ce l'ha fatta. Studiavano a Firenze, dove questa mattina ci sono bandiere a mezz'asta in segno di lutto per quelle giovani promesse partite da qui col progetto che prende il nome da Erasmo da Rotterdam, l'umanista olandese che viaggiò in tutta Europa per conoscere e scoprire le diverse culture. Sabato mattina le ragazze avevano chiesto di prolungare il loro stage in Spagna. E siamo particolarmente commossi perché 10 minuti fa mi hanno stampato da segreteria un messaggio giunto alle 8:54 di sabato scorso in cui le tre ragazze più una quarta, Francesca Giachi, chiedevano di rimanere qualche mese in più per poter fare degli esami e sfruttare una sessione. Da Torino veniva Serena Saracino, 23 anni, tra una settimana studentessa in farmacia. I genitori hanno raccontato di averla sentita poco prima che andasse alla festa e di aver espresso la loro preoccupazione. Che vuoi che accada, ci divertiremo, aveva risposto lei. Con lei c'era l'amica Annalisa Riba, che si è salvata. Io sono viva, Serena, non lo so, avrebbe detto al telefono Annalisa ai familiari poche ore dopo lo schianto. Francesca Bonello, 24 anni, era di Genova e studiava medicina. Su Facebook postava le foto della sua esperienza in Spagna. Elisa Valent era originaria di Padova, da Roma. Veniva Elisa Scarascia Mugnozza, si era trasferita a Barcellona per studiare anche lei medicina. Dopo la festa per la Feias di Valencia, una gita organizzata dal progetto Erasmus dell'Università di Barcellona, 5 pullman in tutto, oltre 300 ragazzi, stavano tutti rientrando nella città catalana. Oggi sarebbe ripreso lo studio. La vita normale di 7 ragazze in Erasmus. Dunque un paese, l'Italia, oggi in lutto per la morte di queste 7 giovani ragazze. E anche la politica, seguendo questo lutto, decide in parte di fermare alcune sue attività. Il premier Renzi ha annullato la direzione del PD, una direzione che è stata spostata al 4 di aprile, una direzione che era attesa per chiarire, come detto ieri da Renzi, alcune beghe interne, ma non solo. Così come nella centrodestra, Salvini e Meloni hanno rimandato la conferenza stampa che doveva tenersi in questi minuti, una conferenza stampa che poteva e doveva far luce sulle polemiche che spaccano il centrodestra in vista delle amministrative e delle comunali, appunto dell'elezione del sindaco di Roma. Cambiamo argomento perché serve tempo a Grecia e Turchia, lo sostengono i rispettivi governi, per mettere in atto, per quanto riguarda l'emergenza migranti, le modalità di rimpatrio, così come è stabilito dagli accordi dell'ultimo vertice di Bruxelles. Un accordo che però non ha certo dissuaso i molti migranti a mettersi in marcia verso la rotta balcanica, anzi nelle ultime 48 ore gli sbarchi sono addirittura aumentati. Ci vorrà ancora del tempo, non meno di 2 settimane, prima che l'accordo siglato nell'ultimo vertice di Bruxelles tra l'Unione Europea e la Turchia possa entrare a pieno regime. Lo chiede la Grecia, tra i paesi maggiormente coinvolti assieme al nostro nell'emergenza, e lo chiede anche il governo di Ankara, che individua nel prossimo 4 aprile la data utile per diventare operativi.
Le condizioni dell'accordo prevedono che i migranti che arrivano in Grecia e che non hanno i requisiti per l'eventuale status di rifugiati debbano essere rimandati in Turchia. Per ogni migrante rinviato, un siriano già presente in Turchia deve essere ricollocato in un paese dell'Unione. Un meccanismo, ha spiegato il premier turco Davutoglu, necessario perché il numero di rifugiati già presenti nel nostro paese non aumenti. Solo chi accetterà le nuove procedure e aderirà al programma di ricollocamento nei paesi della UE potrà restare, gli altri invece saranno riportati indietro in Turchia con le navi del dispositivo Frontex. Ma i tempi sono molto lunghi, l'obiettivo finale che prevede la ricollocazione di circa 6.000 migranti al mese è ancora lontano, solo 700 sui 660.000 individuati. Dall'isola greca di Lesbo, uno degli approdi maggiormente scelti dai barconi dei migranti, le autorità locali ammettono di aspettare ancora i rinforzi promessi da Bruxelles per sveltire le procedure relative alle richieste di asilo. Tre punti siglati nell'intesa, infatti, c'è quello dell'invio nel paese ellenico di oltre 2.000 tra esperti, interpreti e funzionari degli uffici immigrazione e della sicurezza, che però al momento ancora non sono arrivati. L'accordo intanto non ha fermato gli arrivi sulle isole greche ed ha provocato un incremento degli sbarchi. Secondo quanto riferito dal comitato di crisi del governo di Atene, nelle ultime 48 ore sono sbarcati, provenienti dalle coste turche, 875 persone, che si vanno ad aggiungere ai 1.498 rifugiati arrivati nella notte tra sabato e domenica, rispetto ai 670 di venerdì e ai 239 di giovedì. Dall'inizio del 2016 sono circa 143.000 migranti e rifugiati entrati nell'Unione Europea attraverso la Turchia. 460 tra questi sono morti annegati nella traversata. Ci sono le parole del presidente turco Erdogan, che dice: se prendessimo esempio dall'Unione Europea dovremmo chiudere le nostre frontiere ai rifugiati. Lo dice appunto Erdogan, che appunto si accusa direttamente gli alleati occidentali per non aver seguito la sua proposta, che era quella di una safe zone nel nord della Siria, una zona insomma nella quale accogliere i rifugiati. Tutti quelli che non hanno accettato una no-fly zone, una zona libera dal terrore in Siria, e ora si lamentano della situazione dei rifugiati, sono degli ipocriti. Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, parlerà oggi a Plaza della Rivoluzione a L'Avana accanto a Raul Castro. Si tratta del primo atto di un viaggio che lo stesso Obama ha definito storico. 88 anni dopo, il primo presidente dunque Obama degli Stati Uniti che dopo 88 anni torna a Cuba. Intanto Donald Trump aveva definito irrispettosa l'assenza di Raul Castro all'arrivo di Obama a L'Avana, ma la Casa Bianca si è affrettata in mattinata a precisare che questa non era prevista da nessun protocollo. Fa la storia Barack Obama, consapevole che il suo arrivo a L'Avana segna davvero una di quelle date da ricordare. Ma lo fa senza alcuna retorica, con un viaggio che è un po' visita di Stato e un po' giro turistico. Per questo dalla Casa Bianca smorzano subito le polemiche sulla mancata accoglienza di Raul Castro all'aeroporto. Non era mai stato previsto, dicono. Lo vedrà domani. Il fatto che fosse andato a ricevere il Papa non significa certo una mancanza di rispetto, come aveva subito malignamente twittato dall'America Donald Trump. Perché qui a Cuba invece l'entusiasmo per la visita del presidente è contagioso. Nonostante la pioggia, nonostante i dissidenti fermati, trattenuti spesso per diverse ore presso le stazioni di polizia, ma che ostinatamente Obama incontrerà comunque domani. Perché se da un lato c'è la volontà di dialogare con il governo castrista e soprattutto di arrivare finalmente ad una completa abolizione dell'embargo, dall'altra il primo presidente americano a rimettere piede sull'isola dopo 88 anni non può certo ignorare le proteste per chi per tanto tempo è stato silenziato. Per l'embargo Obama dovrà lottare contro il suo congresso, a maggioranza repubblicana, che un po' per convinzione, molto per calcolo, ancora non ha dato il via libera. Anche se ormai i voli commerciali sono ripresi, il servizio postale pure, una grande catena di alberghi aprirà 3 hotel e addirittura Airbnb ha attivato un servizio per i turisti. Prima di andare a dormire all'ambasciata, riaperta lo scorso anno, il presidente ha incontrato il cardinale Ortega. Omaggio non formale a chi, come la Chiesa, per volontà di Papa Francesco, si era adoperata tantissimo proprio per riavvicinare gli Stati Uniti a Cuba. Quando da noi sarà già notte, inizierà invece la seconda giornata del presidente, che vedrà Raul Castro, ma non Fidel, ormai troppo vecchio e affaticato, e parlerà con alcuni imprenditori, concedendosi poi un po' di relax con un amichevole di baseball.
perché si può pure essere stati divisi da decenni di politica, ma di fronte alle comuni passioni è difficile resistere. La polizia belga ha identificato il secondo sospetto terrorista in fuga, oltre ad Abrini. Anche per lui è stato emesso un mandato d'arresto internazionale. A Bruxelles dunque la tensione resta alta, mentre la stampa fiamminga fa filtrare quelle che sono state le prime parole di Salah Abdeslam, arrestato venerdì in Belgio. Sono contento che sia finita, non ne potevo più, ha detto il terrorista che era il super ricercato. A Bruxelles è di nuovo caccia all'uomo. 72 ore dopo l'incredibile cattura di Salah Abdeslam nel quartiere di Molenbeek, la polizia ha identificato un altro secondo sospetto terrorista in fuga e lo sta braccando con un mandato di arresto. Si chiama Najim Lahraoui, classe 1991, affiliato al terrorismo jihadista. Secondo la procura era stato in Siria nel 2013 per addestrarsi, ma soprattutto era stato fermato insieme a Salah mentre attraversava la frontiera tra Ungheria e Austria lo scorso 9 settembre, due mesi prima della strage di Parigi. Con loro c'era anche Mohamed Belkaid, il terzo uomo del comando ucciso nel blitz della polizia a Forè martedì scorso. È su questo che stanno lavorando i servizi e la polizia belga in queste ore, ricostruire la rete di uomini e collaboratori che girava intorno a Salah Abdeslam, perché quello che ormai sembra chiaro è che abbiamo rischiato un secondo Bataclan, questa volta in Belgio. Il super ricercato delle stragi di Parigi infatti non stava solo scappando dalle autorità di tutta Europa quando è stato catturato, ma stava anche pianificando di colpire ancora in nome del terrorismo estremista islamico, probabilmente a Bruxelles. Nell'appartamento del blitz di venerdì scorso infatti sono state ritrovate molte armi pesanti, ma non solo, anche tracce di una rete di uomini e collaboratori pronti a organizzare un nuovo attentato. Almeno 30 persone, spiega il ministro degli esteri belga, già coinvolte negli attacchi di Parigi, ma potrebbero essercene anche altre. Alcuni di loro sarebbero stati intercettati e poi seguiti, secondo la radio belga RTL, durante i funerali di Brahim Abdeslam, fratello di Salah, tra i kamikaze della strage del 13 novembre. Durante quella cerimonia funebre l'inquirente avrebbero individuato in particolare Abida Berkan, l'uomo che avrebbe trovato il nuovo nascondiglio per il terrorista a Molenbeek, quello in cui è stato arrestato venerdì scorso e che sarebbe potuto anche diventare la sua tomba. Secondo il direttore delle unità speciali della Polizia federale, Roland Pacolet, intervistato in esclusiva da RTL, infatti, Salah Abdeslam, una volta scoperto, si sarebbe lanciato disarmato contro gli agenti che stavano sparando, forse per suicidarsi. Ma gli agenti sono riusciti a non ucciderlo perché prenderlo vivo era un obiettivo troppo importante. Torniamo in Italia, sono in corso, a quanto pare anche in stato avanzato, le trattative per le dimissioni dell'amministratore delegato di Telecom Marco Patuano. A confermarlo in una nota ufficiale richiesta da Consob è stata la stessa società, mentre nell'attesa di un ricambio ai vertici il titolo di Telecom questa mattina ha corso in borsa, dove è quotata un'altra azienda italiana, Mediaset, che in queste ore è al centro degli interessi del colosso dei media Vivendi. Alla fine arriva un comunicato ufficiale di Telecom Italia su richiesta della Consob, che vigila sulle società quotate in borsa. Le voci sono fondate, l'amministratore delegato Marco Patuano se ne va. In realtà il linguaggio del comunicato è molto più tortuoso. Sono in corso interlocuzioni volte a definire un'ipotesi di accordo avente ad oggetto la cessazione consensuale delle cariche rivestite nel gruppo. In parole povere, Patuano non ha ancora presentato le proprie dimissioni, che probabilmente formalizzerà in giornata, ma si sta trattando sulla sua buonuscita. Le indiscrezioni parlano di una cifra intorno ai 7 milioni di euro, più o meno 2 anni di stipendio, cifra che dovrà essere approvata dal comitato nomine e remunerazione della società, solo dopo i passaggi formali. Martedì poi si svolgerà il consiglio di amministrazione straordinario di Telecom, che darà mandato al presidente Giuseppe Recchi, che nel frattempo assumerà l'interim, per la nomina del successore di Patuano. Il nome in pole position sarebbe quello di Flavio Cattaneo, attuale amministratore delegato di NTV, già presente nel consiglio di amministrazione di Telecom e manager certamente non sgradito a Silvio Berlusconi, che nel 2003 lo scelse come amministratore delegato della RAI. Già, perché il cambio della guardia a Telecom infatti si intreccia anche con le vicende di un'altra protagonista, Piazza Affari, Mediaset. L'addio di Patuano arriva dopo che i francesi di Vivendi hanno di fatto assunto il controllo di Telecom e le indiscrezioni dei giorni scorsi davano
il patron di Vivendi, Vincent Bolloré, fortemente interessato a Mediaset con l'obiettivo di creare in Italia un grande polo di telecomunicazioni. Stamattina Silvio Berlusconi ha smentito che l'imprenditore transalpino, con cui siamo amici da anni, ha specificato, abbia intenzioni di acquistare la sua azienda. È interessato però ai nostri contenuti, alla nostra capacità di fare format prodotti per la TV. Ed è possibile che si trovino opportunità di collaborazione, ha aggiunto Berlusconi. Collaborazioni tra due giganti del nostro panorama industriale, un intrecciarsi di vicende che di certo non può aver lasciato indifferente neanche Palazzo Chigi, anche se per ora dal governo non arrivano commenti. E poi ci sono i numeri, quelli del campionato di calcio, quelli del record di Gigi Buffon, portiere della Juventus, che è arrivato a 973 minuti di imbattibilità. Nessuno mai come lui, una Juventus che vince anche un derby ricco di polemiche per errori arbitrali, e un Napoli che la insegue con i numeri di Higuain, doppietta che consente la rimonta sul Genoa e di tenere vivo il campionato. Il KO di Monaco di Baviera non ha lasciato strascichi sul morale della Juve, che battendo il Toro nel derby resta saldamente in vetta alla classifica. Tanti motivi per festeggiare, dalla vittoria numero 19 nelle ultime 20 gare al record di imbattibilità di Gigi Buffon, arrivato a 973 minuti. Il volo della Juve verso il quinto scudetto consecutivo continua così, inarrestabile. Bianconeri protagonisti di un primo tempo perfetto, illuminato dalle prodezze di Pogba e Khedira. Nella ripresa cresce il Toro, che con Belotti su rigore riapre la partita e interrompe la striscia di Buffon. Gara generosa quella dei Granata, le cui speranze di rimonta si spengono sul gol annullato a Maxi Lopez e sulla doppietta di uno scatenato Morata. Un 4-1 che parla chiaro, ma sul quale pesano e non poco gli errori dell'arbitro Rizzoli e dei suoi assistenti. La rete del 2-2 era regolare, mentre per Alex, Sandro e Bonucci ci sarebbe stato il secondo cartellino giallo. Non so come sia possibile che il nostro miglior arbitro abbia potuto commettere errori simili, ha detto il tecnico Granata Ventura, visibilmente irritato nel dopopartita. Il Napoli comunque non molla e resta lì, a meno 3 dai bianconeri. Ancora il pipita Higuain, l'uomo dei record, arrivato a 29 gol in 30 partite, ribalta la serata della squadra di Sarri. L'argentino guida la rimonta dopo il vantaggio genuano di Rincon con una doppietta fantastica. Trascina compagni e tifosi al San Paolo per lasciare poi la scena ad El Kadouri per il 3-1 finale. Perde terreno la Fiorentina, che a Frosinone non sfrutta l'occasione di riavvicinare la Roma. I viola sbattono sui pali e sulla gran giornata del portiere Leali. Ciociari penultimi, ma sempre a un punto dalla salvezza. Esce invece tra i fischi il Milan, fermato sull'1-1 a San Siro dalla Lazio. Parolo porta in vantaggio i biancocelesti, poi Bacca pareggia interrompendo il lungo digiuno. Il Milan non sfrutta le occasioni e colpisce due legni per Mihajlovic, 3 partite senza vittorie, mentre Pioli respira in vista del derby dopo la sosta. In coda continua la grande rimonta del Carpi, che ha vinto sul campo del Verona, ormai a un passo dalla B. E poi c'è un altro duello, quello che è ripreso sulle piste del MotoGP. Zitti tutti. Il messaggio di Jorge Lorenzo non potrebbe essere più chiaro dopo il weekend di apertura della MotoGP dominato in prova e in gara. La comunicazione non verbale ha ovviamente un ben preciso destinatario nel compagno rivale in Yamaha, un Valentino Rossi apparso non in grado di fare la differenza, come onestamente ammesso dal pilota di Tavuglia. Ma alla luce di quanto visto in Qatar, il silenzioso monito dello stizzoso Lorenzo risuona rumorosamente anche al di fuori del box Yamaha, appuntandosi non tanto sul connazionale Marc Marquez, che sembra essersi tirato fuori con la sua Honda dai problemi di prestagione, quanto soprattutto su una Ducati che rappresenta la vera novità di questo 2016, riportata in alto non solo dalle nuove regole, ma soprattutto dal gran lavoro dei motoristi italiani. Il doppio sorpasso iniziale su Lorenzo prima della caduta del troppo esuberante Iannone e soprattutto il secondo splendido posto di Andrea Dovizioso con capolavoro su Marquez sono due contromessaggi molto chiari indirizzati a chi vuole ammutolire il mondiale. Allora, prima di lasciare la linea a cronaca, all'interno del quale chiaramente torneremo sul drammatico incidente avvenuto ieri in Spagna, che è costato la vita a 13 persone, di cui 7 ragazze italiane, lo faremo con il contributo della nostra inviata sul posto, vi do un aggiornamento che riguarda la situazione dei feriti, 34, di cui 6 italiani. Bene, dei 6 italiani 2 ragazzi sono stati dimenticati.
dismessi gli altri quattro, lo dice il nostro ambasciatore in Spagna, Stefano Sannino, gli altri quattro, tre ragazze e un ragazzo, sono comunque in condizioni non gravi, sono ancora ricoverati, ma in condizioni non gravi sono stabili. E dunque la parola adesso passa a Caterina Bizzarri con cronache. Noi ci rivediamo domani. Grazie a tutti.